Fratelli e sorelle, anche quest'anno la liturgia ci offre la possibilità di rivivere, di fare memoria della passione del Signore, dei Suoi gesti, del Suo insegnamento, della Sua vita. La liturgia viene incontro al nostro bisogno di vedere, attraverso la parola che ci viene annunciata, attraverso i gesti, i segni. Viene riproposto quello che Gesù ha fatto per noi, il bene, gli insegnamenti, il suo essere con noi. Ma in questa settimana e in questa liturgia in modo particolare viene anche sottoposto alla nostra attenzione quello che Gesù ha subito. Gesù nella sua vita ha vissuto la dura esperienza di non essere compreso anche da coloro che erano i suoi discepoli. Gesù ha subito la dura esperienza di essere tradito dagli amici, ha vissuto la dura esperienza di essere odiato e invidiato dai nemici, e tutto questo ha prodotto ingiustizia, sofferenza. Il Venerdì Santo rappresenta l'apice di tutto questo. Ma come ben sappiamo, la liturgia non vuole solo farci vedere, ci invita anche a vivere quello che Gesù ha vissuto. O meglio, forse noi non abbiamo la possibilità di scegliere se vivere o no quello che ha vissuto Gesù. In fondo, ogni uomo vive le sue sofferenze, subisce ingiustizie, piccole o grandi, vive fatiche, incomprensioni. Tutti, in maniera e in gradi diversi, viviamo queste cose. Forse a pensarci bene, su questo non abbiamo grande scelta. Le dobbiamo vivere queste cose, fanno parte della vita, non dipendono dalla nostra volontà. Oggi però la liturgia ci invita a fare una scelta. Ci invita a decidere se tutte queste cose le vogliamo vivere da soli o viverle con Cristo, cioè viverle con chi le ha affrontate e le ha vinte. C'è una frase di Pirandello che dice: «Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere, mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno ha la propria storia e solo allora mi potrai giudicare». Credo che queste parole, in questo giorno così particolare, possono essere applicate a Gesù. Gesù ha vissuto quello che noi viviamo, ha percorso i nostri sentieri, i nostri dolori, i nostri dubbi, cade dove noi cadiamo, ma non, come dice Pirandello, per giudicare. Gesù non vuole giudicare nessuno. Gesù si riveste di tutta la nostra storia, di tutte le nostre esperienze, non per giudicare, ma per amare, per sostenere, per salvare. La figura del servo sofferente che ci è stata descritta nella prima lettura sembra proprio rispondere a questo anelito di questo letterato, di Pirandello, al bisogno di una presenza che ci sia solidale. Il servo sofferente è un personaggio misterioso. Gli studiosi fanno fatica a trovare l'applicazione storica di questo personaggio che viene descritto nella Bibbia, in diversi punti dell'Antico Testamento. Tante spiegazioni, tante applicazioni trova questa figura, proprio perché misteriosa. La lettura cristiana ha potuto facilmente vedere nella figura del servo sofferente la prefigurazione di Cristo per alcuni tratti specifici di questa figura. Il servo sofferente è un giusto. Il servo sofferente soffre da innocente, senza colpa.
la sua sofferenza ha una funzione di salvezza per gli altri. Nell'Antico Testamento altre figure sono viste come prefigurazione di Cristo, ma la figura del servo sofferente sembra riassumerle e completarle. Per esempio, anche Adamo è visto come figura di Cristo perché è il primogenito, anche Gesù è il primogenito. Ma Adamo, sappiamo, è stato oggetto di maledizione e per mezzo di lui la morte è arrivata a tutti. Il servo sofferente, Cristo, invece, prende su di sé e porta la salvezza a tutti. Attraverso di lui la salvezza arriva a tutti. Un'altra figura che nell'Antico Testamento prefigura il Cristo è Abele, che viene assassinato, ucciso dal suo fratello, muto, non apre bocca. Ma sappiamo che il sangue di Abele grida vendetta. Il servo sofferente, il Cristo, invece, anche lui è oltraggiato, muto, ferito, ucciso dai suoi fratelli, ma il suo sangue giustificherà molti. Ecco che allora, attraverso questa figura misteriosa, ci viene descritta la figura e la missione di Gesù. In Cristo possiamo vedere ogni uomo che soffre, e c'è di più. In Cristo ogni uomo che soffre può trovare l'abbraccio di salvezza. Nella croce di Cristo l'abbraccio dell'innocente raggiunge ogni uomo che soffre e muore anche nelle condizioni più terribili, umanamente insostenibili. In ogni moribondo, in ogni morte, morto di morte violenta, Gesù soffre con loro, essendo così unito a ciascuno, e forma un solo corpo. Perciò, in questo giorno, vogliamo fissare lo sguardo sul Cristo crocifisso, che con la sua morte singolare ha vinto la nostra comune morte per far trionfare la vita. In questo giorno, in modo particolare, sicuramente vediamo nel volto di Cristo crocifisso il volto di tanti fratelli che devono subire la violenza della guerra. E qui, da questo luogo, di fronte a quel volto, vogliamo elevare ancora una volta il nostro grido e il nostro bisogno di pace. Il silenzio del Sabato Santo, che seguirà a questa celebrazione, sostenga la nostra adorazione della croce gloriosa, sostenga la nostra preghiera. In quella croce noi vediamo l'amore. Nessuno ha mai visto l'amore. La sposa vede l'amore sul volto dello sposo, il figlio vede l'amore nel volto della madre, del padre. Lo possiamo vedere l'amore nel volto dell'amico. Noi cristiani lo vediamo nella croce, su cui troneggia il Cristo vincitore. Perciò oggi veneriamo quella croce, perciò oggi ci inginocchiamo davanti ad essa, perciò la baciamo. Vogliamo baciare e adorare l'amore che ci salva.